sarà perché è la città di Rocky Marciano, ma sto a Riva di Adina. Magari vedete, cercherò di mettere foto nel video come posso, ma è un luogo meraviglioso, è un luogo meraviglioso. Venite a visitare Riva di Adina. Minchia, cioè ci sono capitato, vabbè, così diciamo per caso, mi sta a fare un giro pericoli. Mamma mia, stupenda. Diciamo che tra salite e discese capisco a Rocky Marciano, i genitori. È chiaro che questo ti vince i campionati mondiali. Do, guarda, sto facendo una discesa che le galline hanno i freni a disco qua. Manca attacchetto a tamburo. Do, guarda, c'è una pendenza pazzesca. E dovunque ti giri, ma c'ha un bel vedere! C'ha un bel vedere! Mamma mia, aspetta un attimo, fammi vedere qua, un vicolo più bello di un altro, meraviglioso. Voi dite, ma che c'entrano le arti marziali? Cacchio, come che c'entrano le arti marziali? Questo ha dato, non so se ha dato i Natali ai genitori o proprio a Rocky Marciano, però è più arti marziali di Rocky Marciano, diciamo box, pugilato. Tiè, guarda, c'è sta un bel vedere, peccato che c'è un telefonino, insomma, che in un modo o in un altro non riesce a dare. Ma potete solo immaginare questo bel vedere, che è un balconcino, qua c'è uno sotto completamente, proprio che ti si apre un mondo. Mamma mia, vabbè, vi lascio, che se no va a ballo solo, e viva Rocky Marciano, viva l'Italia, viva l'Abruzzo, e venite a visitare Riva di Adina che merita. Vabbè, vi giro le foto, guardate, figata, combattuto con Rocky Marciano. Chi ha vinto? Pareggio. Dio, fammi riformare qua che casino. Vabbè, braccio a tutti.